Ciao a tutti, c'è un po' di emozione perché è la prima conferenza stampa che facciamo, quindi perdonateci gli errori virtuali. Ok, grazie per l'accoglienza, fa piacere, ho visto molti che cantavano il nostro pezzo, e quindi grazie. E adesso penso che vi dovrei lasciare fare qualche domanda, vero? Non lo so io. Ciao ragazzi, Francesca Vitaliani, RSB, vi ricorderete abbiamo fatto l'intervista l'altro giorno, sì. Ben trovati. Grazie. Allora, come vedete il vostro pezzo ha già preso piede perché lo cantichiamo, battiamo le mani, quindi in bocca al lupo tantissimo. Crepi, grazie. Parlando con voi mi aveva colpito molto quando avete accennato al fatto che voi vi ispirate principalmente e soprattutto anche ai Beatles. Siccome siete molto giovani e avete appena festeggiato il compleanno, volevo sapere appunto, ricordare questa vostra fonte di ispirazione e perché. Beh, allora, i Beatles, noi ci ispiriamo a loro perché sia nel modo in cui scrivono, sia nel modo in cui cantano ci piacciono e quindi cerchiamo di ispirarci a loro. È chiaro che, come ho detto in precedenza, ispirarci a loro è puntare in alto, però noi non vorremmo porci limiti, anche perché qualunque cosa si ascolta di musica o anche di qualunque cosa che può dare ispirazione serve per accrescere l'artista all'interno e quindi per poter scrivere sempre brani nuovi e cose nuove insieme. Volevo sapere com'è stata per voi l'esperienza di lavorare con Mogol e poi cosa vi aspettate da questa sera, se siete preparati, siete ansiosi per l'esibizione. Beh, allora l'esperienza con Mogol... Scusa, un applauso a Sonia perché è la prima domanda che fa sarà stata di giovane come i ragazzi. Quindi allora, inauguriamo insieme un percorso, dai, tu la prima domanda, io la prima risposta nuova, lei già l'avevo conosciuta, insomma. Allora, insomma, l'esperienza con Mogol è inutile sottolineare che ci fa molto piacere a noi, è un grandissimo maestro. Noi abbiamo frequentato nel 2008 la sua scuola, come diceva prima Barbara, siamo stati notati ad un provino, abbiamo iniziato un percorso che poi sfocia qui al Festival di Sanremo 2011, dopo tanti anni che io e mio fratello lavoriamo, insomma, e cerchiamo di curare ogni aspetto del nostro lato artistico, e c'è molto fermento, quindi oggi abbiamo saputo ieri che ci saremmo esibiti stasera, abbiamo saputo che ci saremmo esibiti stasera, quindi siamo pronti e carichi, e non sappiamo ancora quali emozioni ci potrà dare il palco dell'Ariston, perché una cosa sono le prove, una cosa poi è la diretta nazionale, e quello a cui puntiamo noi comunque è divertirci e magari divertire chi ci vede o ci ascolta. Intanto volevo dirvi che noi siamo, più o meno selezioniamo la vostra canzone da un mesetto circa in radio. Grazie. Quindi ecco perché io la conosco, a me mi prendono anche in giro, la canticchio. E poi eravate anche nei sei, perché alcune radio hanno scelto tra i nove che sono rimasti in gara, i sei da mandare poi alla domenica famosa e poi a Sanremo. Sì, esatto. Quindi voi rientravate in quei miei sei, devo dire che tutti e sei sono passati per fortuna. Ma il progetto B-Twins, passato Sanremo, intanto godetevi questa emozione, perché sarà sicuramente un'emozione unica e che difficilmente potrete poi spiegare. Però passato Sanremo, questo progetto B-Twins allora continuerà a vivere. Sì, esatto, noi siamo usciti in questi giorni con un disco che si chiama, appunto, è un omonimo, B-Twins, e contiene 8 tracce. Una è un videoclip, che è il video con cui ci siamo presentati a Sanremo, il video di presentazione in attesa di quello ufficiale. 3 brani sono interamente scritti da noi, sia il testo che la musica, e l'abbiamo scritti insieme io e mio fratello, appunto. E 3 sono collaborazioni, tra cui c'è Mi rubi l'amore e Brilli, che è il pezzo con Mogol. E inoltre c'è un'altra traccia che si chiama You Shine, che è la traduzione del pezzo scritto da Mogol in inglese. E quindi noi ci auguriamo di fare attività sia live che comunque concerti, perché oltre a essere una cosa che ci piace, farlo con le proprie canzoni è di sicuro ancora più emozionante e divertente. In bocca al lupo. Grazie. Ciao, grazie. I B-Twins, però chi è Eraldo e chi è Giuseppe, così ecco. Io sono Eraldo e lui è Giuseppe. Eraldo e Giuseppe, allora, giovani, belli e bravi, quindi mi verrebbe da dire nel 2011 quasi, io sono Alfonso da Radio Base, scusate, dimentico sempre questa cosa, vabbè. Giovani, belli e bravi, quasi da talent show, mi verrebbe da dire, e proprio di talent show volevo parlare. Voi temete la concorrenza, mettiamola così tra virgolette, dei titani, come vengono chiamati, come Emma e Nathalie, che arrivano poi da questi talent show? Beh, diciamo che noi non abbiamo mai pensato comunque di percorrere la strada del talent. Il nostro obiettivo è sempre stato Sanremo,
perché è stata è visto, non lo so, magari anche perché papà ha fatto il musicista, quindi la musica era sentita fin da quando eravamo piccoli in famiglia. Questi sono poi i motivi che ci hanno portato ad iniziare a suonare, trovando vari strumenti sparsi per casa. Insomma, però Sanremo è sempre stato visto come un obiettivo incredibile, quindi magari fin dall'infanzia ci è rimasta questo obiettivo, che quando abbiamo iniziato a collaborare con Barbara e Daniela, le nostre attuali produttrici, abbiamo comunque sia noi testardamente insistito per raggiungere, abbiamo insistito per non passare per la strada dei talent e comunque per provare Sanremo. E... Però non ho capito se temete la concorrenza. No, temere no, perché noi stimiamo anche chi fa i talent e sicuramente sono ragazzi di grande talento, però noi ci è sempre appassionato, non è un fatto di temere, non li temiamo perché comunque sia... anzi abbiamo molto rispetto di loro, però noi abbiamo sempre preferito questa strada Sanremo, è un obiettivo che ci siamo prefissi fin da quando abbiamo iniziato e quindi ecco, essere qui è una grande soddisfazione. Va bene, complimenti Rando, complimenti Giuseppe, complimenti Bitwins. Grazie. Ciao ragazzi, Matteo, Radio Luis, ciao. Allora, ciao Matteo, grazie. Volevo chiedervi, voi avete cantato durante le settimane a Domenica Inn anche una canzone fotoromanzo di Gianna Nannini con i complimenti tratto dalla stessa Gianna. Visto che questa sera sono i 150 anni in Italia e i Big canteranno delle canzoni dei grandi classici, sì. Quale altra grande canzone italiana vi piacerebbe cantare? Beh, sicuramente noi venendo dalla scuola di Mogol mi verrebbe da dire una di Battisti. E noi... Quando abbiamo iniziato a suonare la chitarra, non ricordo male, abbiamo iniziato a suonare come molti la canzone del sole di Battisti e Mogol. Quasi mi verrebbe da dire quella, perché in fondo è da lì che siamo partiti con il nostro percorso di accompagnamento musicale e poi anche di composizione. Quindi direi quella, ma quasi tutte di Battisti comunque, ripeto, venendo dalla scuola di Mogol, le sentiamo proprio vicine, insomma. Tre semplici domande. La prima, visto traendo un po' qualcosa dalla vostra biografia, in pratica ho visto che le vostre fidanzate sono delle chitarre. In poche parole, magari se avete dato un nome a quelle delle vostre fidanzate. Poi ovviamente autori del calibro di Saverio Grandi e Cesare Chiodo, che comunque autore di Vasco Rossi e Laura Pausini, appunto, quale peso ci date, visto che comunque parliamo di due grandi della musica italiana e anche nel mondo? E poi tra i tanti che avete citato, Battiato, Giovanotti, Beatles, Queen, scusatevi, Michael Jackson, i Blu, perché? Allora, la prima domanda è il fatto delle chitarre, non gli abbiamo dato un nome, però ci piace dire che sono le nostre ragazze perché diciamo che da quando abbiamo intrapreso questo percorso passiamo più tempo con loro che con chiunque altro, perché la composizione è quello che ci piace fare insieme. Per quanto riguarda i Blu sono il primo gruppo di cui abbiamo cantato una canzone. Loro fecero una cover di una canzone di Elton John, con Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word, e noi cantammo quella canzone che ci fece ascoltare nostro zio per caso. La cantammo verso i 12-13 anni a un concorso alle scuole medie e da lì abbiamo iniziato proprio a cantare. Questo percorso è iniziato così, dopodiché è sfociato nell'esigenza prima di accompagnamento e poi di composizione, che ci ha portato a suonare pianoforte e chitarra. Pianoforte più per atmosfera, per creare pezzi, e chitarra invece è, diciamo, un po' più il nostro strumento principale. La seconda domanda era quella, sì, insomma, Cesare Chiodo e Saverio Grandi, per noi è una, vi ripeto, noi siamo giovani, 20 anni ormai sono, dai, sono, diciamo, giovani così, quindi vantare nel nostro disco collaborazioni come Cesare Chiodo, Saverio Grandi, anche Mogol, anche Cech Rubinacci, l'artista internazionale che ha fatto il pezzo in inglese, la traduzione in inglese del pezzo scritto da Mogol. Per noi è quasi incredibile, ci sembra quasi un sogno. In più tutto questo che viene a concretizzarsi con il grande evento Sanremo 2011 al quale noi partecipiamo, quindi se devo essere sincero le emozioni non so spiegarvele, perché è tutto sono tutti sentimenti nuovi per noi, anche già tutte le interviste che facciamo, la centrifuga di emozioni che è Sanremo, insomma, grande comunque onore. Ci dà il fatto che cantiamo questa canzone di Saverio Grandi e Cesare Chiodo. Veramente soddisfatti siamo e speriamo che stasera speriamo di piacere a loro. Credi, grazie. Sì,
Complimenti, innanzitutto sono Rosy Nannarone, Radio NBC Bolzano Trentino Alto Adige. Un po' il collega di Verità mi ha un po' anticipato, perché volevo un po' capire come Saverio Grandi ha tradotto i vostri sentimenti, visto che insomma questo motivo non l'avete scritto voi, per cui insomma mi ha un po' anticipato, visto che insomma Saverio Grandi ha scritto veramente tante belle canzoni per Vasco Rossi, Laura Pausini, eccetera, eccetera. Sì. E un po' poi anche la vostra frequentazione al CET di Mogol, che cosa... Sì. È per voi, cosa è stato per voi questo momento e se è stato importante, quanto vi ha dato, e poi forse anche una domanda stupida, banale, ma perché B Twins, cioè la B e la T maiuscola e poi Wins? Non è una domanda stupida, anzi guarda, ti rispondo subito all'ultima domanda, è semplice. Grazie. Perché B Twins, Twins è dalla parola inglese gemelli, insomma, e B sta per to be, il verbo essere inglese, to be twins, quindi non so chi può essere più gemello di due gemelli. Noi siamo B-Twins, a sottolineare le due parole che compongono il nostro nome, insomma. Per quanto riguarda la domanda di Mogol, il CET, insomma, noi abbiamo iniziato a frequentarlo e poi è come una seconda casa per noi lì, ci troviamo benissimo e respiriamo un clima familiare che è utile sia alla composizione sia alla registrazione dell'album, dove appunto abbiamo noi poi registrato il nostro primo lavoro, il nostro disco B-Twins, omonimo appunto. La prima domanda, non me la ricordo. Per quanto riguarda la canzone di Saverio Grandi, noi abbiamo ascoltato questo pezzo e quando ci è pervenuto ci è incuriosito molto, l'abbiamo provato e l'abbiamo cercato di portare un po' più sul nostro mondo, che è un po' più rockeggiante, diciamo, e quindi abbiamo sviluppato il risultato che comunque ascolterete questa sera sul palco dell'Ariston, che a noi ci ha reso soddisfatti a tal punto da presentarlo per questo festival di Sanremo.